Eccolo qua il nostro presidente. Ciao, come stai? Bene, grazie per essere presissimo. Buongiorno. Mia figlia. Buongiorno. Siamo benissimi. Allora, oggi viene a visitare il laboratorio centrale. Noi abbiamo una struttura tipo Max Planck, un 20% sul sistema di passaporto, quindi è un porto franco. Con le dimostrazioni, ragazzi, cominciate pure. Sì, qua abbiamo a noi il progetto di Giappone, ce ne sarà un in Corea, il cordone nazionale. Quello di cui ho parlato con me, questo è quello che esprime il sentimento. Sì, ha un sistema di espressioni facciali. E qui c'è una prima demo dove facciamo vedere due cose interessanti. Una, la più importante, è la pelle sensorizzata, tutto il materiale soffice che si vede davanti in realtà sono dei sensori tattili per leggere la palla. L'altra cosa che si vede è che toccandolo lui in realtà è cedevole, quindi questo consente alla pelle di poter interagire con le persone in maniera naturale. Agli oggetti riconosce che c'è il polso, la macchinina e gli spocchieri dell'apprendimento automatico dietro. Adesso qui non abbiamo tempo, però c'è tutta una fase per cui gli si dice guarda che questo è il polpo, devi riconoscerlo. Diciamo poi più la parte appunto il robot sta a piedi, con testa, per questi curvi, mantenendosi in equilibrio, e questo qui diciamo fa un po' da introduzione alle cose che vedrete negli altri laboratori dove il robot invece fa più passi. Intanto andiamo, grazie ragazzi. Grazie. I due dispositivi sviluppati interamente qui all'interno dell'IIT sono uno per la riabilitazione dell'arto inferiore, quindi della caviglia, e uno per la riabilitazione dell'arto superiore, del dorso. Sono dispositivi con cui il paziente interagisce e viene guidato nel campo della riabilitazione. Qui c'è una parte hardware che viene sviluppata. Hi guys. Hi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questo è Coman, è un po' compliant, però è un po' elastico. Ci dice di qualcosa? Certo. Come dicevamo, sì, questo è Coman, è un robot dalle caratteristiche flessibili. La sua caratteristica che lo differenzia rispetto a tutti gli altri robot attualmente esistenti in giro è proprio questa flessibilità che siamo riusciti a introdurre nei giunti del robot. Possiamo vedere come l'interazione non solo è fluida, ma possiamo vedere come, muovendo per esempio il braccio, si muove tutto il corpo, come in maniera molto naturale. Nello stesso tempo, grazie a questa flessibilità, si riesce anche a migliorare l'interazione con oggetti, ovviamente interazione con persone, ma anche abbiamo anche delle ottime prestazioni in termini di walking, riusciamo a farlo camminare su superfici inclinabili, lui anche cammina. Attualmente ci sono dei video qui che stanno girando in... Cavallo sì, ora andiamo a cavallo, adesso scendiamo. Sì. Questo l'abbiamo, è stato venuto in Germania, in Svizzera, adesso anche voi andiamo per la macchina demo. Sì, assolutamente, anche la superficie è una superficie normale di legno, non è preparata, quindi ci sono delle piccole vibrazioni del terreno che vengono assorbite da questa struttura flessibile, dai giunti di cui stiamo proponendo. Abbiamo anche un video con un bambino. Oh, per la cronaca è circa un bambino di 4 anni. Come tipo di corporatura, insomma, anche l'altro che visto ha una forma di sistema vestibolare, diciamo, come ce l'abbiamo noi. Good afternoon everyone, please come in this room. My name is Claudio Semini and I'm the head of the HyQ project. So HyQ is this mechanical horse or dog. It has 4 legs and it can help in the future for assisting humans life or a tsunami. A machine like this with the legs has the agility. I would like to show just some highlights because we cannot run everything here in a treadmill. These are some experiments behind the building. Yeah. We have 2 meters per second here. This is quite a fast speed. We want to have an adaptability to all kinds of terrain because this is the real strength of the legs. We can adapt to the terrain, and where wheels and tracked vehicles get stuck, with the legs we can go over. So we can here show you what we're currently working on. We have the perception and vision system. So we want to give the robot an idea of what is the environment around it. So what the robot is doing with these two sensors is creating a three-dimensional map of the surroundings to then decide how to navigate around the tree, how to navigate into the building, over the stairs, for example. Allora, questo è il primo laboratorio congiunto fra Nikon, è una struttura di ricerca italiana, e Leica, una struttura di ricerca italiana. Le grandi multinazionali della microscopia vengono a fare il loro R&D e noi sviluppiamo una ricerca molto per queste super macchine. Alberto, un paio di minuti. Sì, trasformiamo i microscopi ottici normali in microscopi simili a quelli elettronici ad un'altissima risoluzione, ma la novità che viene apprezzata è quella che potremo portarli sull'uomo, quindi potremo portare degli studi a livello di singola molecola direttamente sull'uomo. L'idea è quella un domani di evitare a una persona di fare la biopsia, cioè di fare direttamente un'indagine in loco. You can see this part that it's in PCB. With this kind of technology we can make the paper water repellent, waterproof, but also we can make it antibacterial, we can make it magnetic, so we can make different properties. To use it for food contact, because of the inks and everything, it's very difficult to use this paper for food contact because of the European rules, you know better philosophy. So what we are doing is we treat this paper, apart from being water repellent, as before, you can see that water repellent also inside, so we can open it on purpose. And this kind of treatment also is keeping all the substances inside, so it's not in contact with the food. So what we want to do is to clean the sea from petrol or oil. Here, my collaborator will show you this is oil. So we put on the water, and with this sponge that is modified. This is also magnetic, so this is a magnet. She goes to the oil, she takes off the oil, and then she can recover it also. So you can recover the petrol. This is an international patent from last year. Now we are working with some energy company. So it's something of completely new. Absolutely not. This is all new. We have published, patented everything. It's our patent. And you said you release the oil and you recover the sponge. Another very interesting thing that we are doing is that we are making new materials, plastics. Okay, so the plastic is everywhere, but it's not biodegradable. So the problem is how to make plastic, but to make it biodegradable. So we try to weigh like paper, it avoids the environment. So we take all this waste from vegetables or cereals or the things that we are eating. This is the waste that is not edible, and from this we make polymer. Plastic like this, you can touch and smell, right? Or if a very strong material like this, can replace petrol-based plastic. This is completely biodegradable. Is that clear? This plastic, you live in the environment and will biodegrade like any vegetable. Exactly. It's also antimicrobial. So all the properties that these vegetables have, they pass to the plastic. So you can have plastic with all these essential oils. For instance, coffee you can use to remove heavy metals from water because caffeine and other chemicals inside the coffee, which we throw away, actually help to remove contaminants from the atmosphere. Caro Presidente, mi fa molto piacere di darti il benvenuto qua all'Istituto di Tecnologia a nome degli scienziati che sono qua presenti. L'istituto è un modello unico nella ricerca perché è nato come fondazione privata italiana, finanziata in parte dallo Stato, sullo stile del Max Planck a cui noi facciamo riferimento per molto tempo. E poi l'altro aspetto che mi interessa molto che è il trasferimento tecnologico, cioè tutta la ricerca che è mirata a portare nell'industria competitività e sviluppo. Allora, benvenuto ancora e grazie veramente per questo tempo, grazie Claudio per aver favorito l'organizzazione di questo evento. Oggi abbiamo 3.500 pubblicazioni sui database internazionali principali, non è tanto importante il numero quanto la crescita, che segue un po' la crescita anche dei cervelli delle persone che avevamo. Un altro numero importante, credo molto significativo, è che oggi l'Istituto ha 209 domande di brevetto che sono state sottomesse. È importante vedere qui il trend con cui questi brevetti sono cresciuti, come vedi anche questi riflettono una crescita esponenziale della nostra attività. Il grosso di questi brevetti viene dalla robotica e da quell'attività che tu hai visto di nanotecnologie e materiali. Altro aspetto fondamentale è la capacità di questa istituzione, come di tante altre ottime istituzioni italiane, di fare fundraising. Per noi è importante perché è chiaro che lo Stato ci finanzia, ma noi dobbiamo fare un effetto di moltiplicazione che è anche un indicatore di successo. Il Presidente accennava alle start-up. Qui c'è una lista, garantiamo ai giovani di poter gestire e mandare avanti le loro start-up per 2 o 3 anni con degli accordi, però devono trovarsi gli investitori sul mercato. Se il mercato non ci crede, non ci crede nemmeno IT. Poi abbiamo dei meccanismi di valutazione istituzionali della fondazione, fatti con panel costituiti da manager e da scienziati misti, e poi ovviamente c'è il responso delle statistiche nazionali e internazionali. Il Presidente ti accennava all'Hamburg, abbiamo avuto un risultato molto buono. Io credo che la cosa importante per IT sia stato questo fattore più 144% di incremento sui valori medi attesi per una struttura della nostra dimensione, che ovviamente è sinergico a tutte le altre strutture, in primis, e approfitto della presenza del collega nonché amico Gino Nicolais, del grande CNR dell'università, dove noi cerchiamo di avere strutture in collaborazione e diciamo in sinergia. Ma intanto ringrazio anch'io il Presidente del Consiglio. Gli ho chiesto di dedicare alcune ore di questa giornata in cui veniva qui per motivi diversi, insomma, per 2 cose importanti che questa regione può offrire al Paese, perché bisogna anche pensare un po' così. Uno è l'intreccio tra ricerca, università, CNR, tecnologia, industria. Allora, se si pensa di investire in questo campo, forse è meglio usare un veicolo che funziona già. Pensiamo che lì possa essere un altro luogo di interesse per il Paese. Un sistema portuale che dà all'erario 5 miliardi all'anno di gettito fiscale, che può crescere se ci mettiamo. Il messaggio è questo, grazie per la visita, spero che possa essere utile per fare cose buone insieme. Mi fa piacere che questo capiti proprio oggi, giorno nel quale è capitata, secondo me, un altro segno molto importante, perché la scelta che il Presidente della Repubblica ha fatto oggi di nominare come senatori a vita non uomini delle istituzioni, politici, ma di coprire quei 4 posti di senatore a vita che erano vacanti con delle persone, una di queste che dà un segnale chiaro a Genova, molto forte, inutile che lo stia a riprendere, che Renzo Piano sicuramente questo è, ma 2 personaggi come Elena Cattaneo e Carlo Rubbia, che sicuramente rappresentano e sono lì non soltanto per loro stessi, ma sono un grandissimo segno che il nostro Paese e la scelta del Presidente della Repubblica va in questa direzione, vuole recuperare il tempo perduto. Vuole ricominciare un discorso che purtroppo si è interrotto per molti versi negli anni scorsi di grande investimento sui temi della ricerca. È un messaggio molto forte, soprattutto, mi permetto di dirlo, vedo tanti giovani che sono qui presenti e Roberto, quello che tu mi hai detto prima sull'età media, sulla presenza, l'impegno, è un messaggio molto forte a dire vogliamo invertire la tendenza. L'Italia è un paese dove chi fa ricerca e chi merita alla fine sarà premiato, deve essere premiato. È il messaggio del Capo dello Stato, oggi io lo leggo soprattutto in questa direzione. Io vorrei che lo leggeste tutti in questa direzione, vorrei che tutti ci rendessimo conto che è un grandissimo, alla fine, messaggio di speranza per il Paese.